L'assessore regionale alle attività economiche e produttive, Antonio Caridi, ha voluto esprimere il proprio sostegno a Sergio Abramo in occasione dell'incontro tenuto con un nutrito gruppo di giovani imprenditori e professionisti catanzaresi ed organizzato dal candidato al Consiglio Comunale Eugenio Riccio. Sergio Abramo ha quindi discusso dei possibili interventi per incentivare il lavoro e rilanciare l'economia del capoluogo. Oggi le nostre imprese, ha detto, non ritirano neanche le licenze edilizie perché in questa città non si costruisce più e si rischia di cadere in una crisi sociale senza precedenti. Allora è necessario avviare un'indagine approfondita sui consumi per capire in che modo è possibile rilanciare il sistema produttivo locale e valorizzare il mercato interno. Il candidato a sindaco per il centrodestra è intervenuto anche nella presentazione del candidato al Consiglio Comunale Marco Polimeni nelle file della lista Catanzaro da Vivere a sostegno di Sergio Abramo. È stato ricordato per l'occasione l'impegno che Polimeni nel contesto dell'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani Giovanile, insieme ad esponenti di spicco del panorama politico nazionale, ha portato avanti lanciando la proposta di inserire una quota di giovani laureati specializzati nei settori di destinazione da assumere nelle società partecipate dei comuni italiani. Durante l'incontro è stata ribadita anche l'idea della comunità giovanile di costituire una giunta ombra, un'iniziativa che Abramo ha ritenuto decisamente valida per formare quella che sarà la futura classe dirigente.